Buonasera a tutti, solo una battuta evidente da ciò che hanno detto il professor Montalbano e il dottor Minella, che è uno strumento che dovrà servire ai cittadini e così nasce anche su suggerimento del presidente Emiliano e della giunta di dare l'opportunità a noi consiglieri tarantini e metterci alla prova in un certo senso, perché se non cominciamo a essere prima noi, se non diamo dimostrazione noi di essere coesi, questa coesione sociale sul territorio è molto difficile. È opinione ormai diffusa che Taranto purtroppo vive una disgregazione sociale, vive l'uno contro tutti ed è difficile stare insieme. Per poter cambiare volto a questa città, io insieme al mio gruppo abbiamo creduto e abbiamo avuto anche la dimostrazione dal fatto che sono state recepite diverse osservazioni alla legge, quindi parte dell'articolato viene da nostri suggerimenti e quindi crediamo che questo sia effettivamente lo strumento che viene messo a disposizione di tutti, attraverso i professionisti che vorranno partecipare, singoli cittadini, associazioni e in ultimo spero che nessuno utilizzi questa legge come strumento elettorale in questo periodo, nessuno deve speculare in questa fase particolare del Paese. Anche perché per poter avere una visione diversa ci vorranno anni e anni, non si può cambiare la monocultura di Taranto per quanto riguarda la crisi industriale in una sola legislatura. Le basi sono state messe, perciò io ringraziavo tutti e quindi bisogna crederci, anche perché le dimostrazioni degli altri paesi fanno capire che ci vuole un investimento da qui a circa 20 anni. Però bisogna da qualche parte partire, da qualche punto partire, e questa legge straordinaria, come piace definirla al dottor Minella, deve essere quello che noi speriamo sia il futuro di Taranto, un futuro dove non ci sia più quello che tutti quanti insomma, denunciamo sempre, questa situazione ormai di disgregazione sociale, di disgregazione anche del tessuto. Grazie. Ovviamente le cose tecniche sono state già dette e sarebbe inutile, uno spreco scimmiottare le cose dette da chi ha lavorato con tenacia questa legge. Io in due minuti voglio semplicemente ringraziare il collega Gianni Di Bianco, perché se noi siamo qui questa sera a discutere di questo risultato è importante, che può essere un risultato importante come può essere anche soltanto, se non ci metteremo i fondi e se non ci crederemo, semplicemente una legge buona, come ho detto tante volte anche nella mia dichiarazione in aula, di voto a favore a questo progetto di legge che poi è diventata legge, semplicemente una legge che qualche studente che si imbatterà in questa norma, magari tra 20 anni, la citerà come una di quelle leggi buone sulla carta ma mai applicata. Ecco, noi non vogliamo e se siamo qui appunto questa sera a discutere di tutto ciò e della possibilità che non deriverà soltanto dai soldi che avremo la capacità di metterci, perché è inutile illuderci, la Regione Puglia non potrà poi alla fine dirottare tutte le risorse a disposizione di un bilancio già abbastanza ingessato solo sulla realtà della cittadinanza, ma noi pensiamo che questo sia uno strumento utile anche ad aprire le coscienze e a mostrare che è possibile fare qualcosa di diverso, anche attraverso la regia pubblica, l'intervento pubblico, proprio quello che noi reclamiamo e che sempre più spesso invece viene meno. Ma dicevo, se noi siamo qui a giocarci questa partita è grazie alla caparbietà, all'intuizione prima e poi alla caparbietà del collega Gianni Miani. Poi tutti quanti a vario titolo ci abbiamo messo di più, di meno, le proprie idee, i propri contributi. Ma se noi siamo qui è soprattutto grazie al collega Gianni Miani. Io lo voglio dire perché non è semplice trovare una persona che lavora per oltre un anno, alcune volte anche con grande delusione perché questo risultato tardava ad arrivare, grazie a questa volontà, a questa sua grande intuizione e a questa voglia che ha avuto di crederci in tutto questo. Quindi adesso a noi
la capacità come classe politica della città di Taranto a voler dare sostanza a questo progetto. E io penso, senza polemica, che i consiglieri tarantini che si sono astenuti o hanno votato contro questa legge hanno perso un'occasione storica per fare squadra e soprattutto per tentare tutti insieme di uscire dalla solita logica polemica, ma invece di essere uniti per provare a far svoltare la città di Taranto dalla monocultura dell'acciaio che per tanti, troppi decenni invece la muove. Grazie davvero di cuore Gianni. Perché potrei stancarmi ed essere ripetitivo. Soprattutto devo dire un grande grazie a Gianni Miliano perché è stato uno dei relatori perché potesse vedere la luce di questa legge. Dice bene Mimmo, qualcuno ha perso un'occasione storica votando contro astenendosi come Taranto, una delle città italiane più bistrattate, più violentate sotto qualsiasi punto di vista. Io prima dicevo che mi hanno indotto a diventare razzista nella misura in cui con le unghie e con i denti io difendo questa comunità, questa provincia. Razzista nella misura in cui hanno violentato una città che non ha mai avuto vita. Razzista nella misura in cui io farei di tutto perché la mia città che mi ha adottato per 15 anni, che mi ha ospitato come consigliere provinciale, che già allora lamentavo contro tutto, contro il mondo intero, quello che stava avvenendo a livello sanitario, con il mio testimone Borrecino. Guardate, questa legge è stata definita da alcuni una carta di intenti, carta straccia, dichiarazioni fatte al Consiglio sono irripetibili. Io penso che è una legge particolare, speciale per la misura in cui è speciale perché calza essenzialmente, senza ricordare precedenti storici violenti, ma è una legge speciale perché è stata voluta da Gianni e da lui Tarantini, perché è fatta a misura di tanto, delle aziende da per il torto, per l'occupazione, per un'occupazione che comunque veda non più tanto come sotto il profilo sanitario, è una possibilità unica e rara. Diceva il Presidente prima, in maniera non scherzosa, troviamo e reperiamo i fondi perché questa importante legge possa trovare poi gli sbocchi sperati. Tu ti sei impegnato più di noi, diciamo tranquillamente, sei stato non solo l'editore, quello che ha voluto con forza questa legge, ma poi sei stato il trascinatore di tutti noi. In qualche momento non abbiamo resistito, abbiamo delegato a Giovanni affinché portasse a termine l'opera poi nell'intero Consiglio regionale anche da chi ha votato contro e chi si è astenuto non capendo l'importanza storica. Presidente, per Taranto facciamo di tutto per questa città, quando parlo di Taranto parlo anche della provincia. Dicevo prima che se tre comunità riescono a trarre benefici economici anche il resto della provincia sarà molto, perché noi che veniamo dai piccoli centri riusciamo a capire che prima la sola industria, l'Ilva, la grande industria ha portato ricchezza, tra virgolette, e miseria nello stesso tempo per tutti quei paesi, per tutti quegli occupati che ospitava tanto. Adesso facciamo di tutto perché questa città possa essere rigenerata perché ne ha bisogno, hanno bisogno i giovani, hanno bisogno le menti, hanno bisogno di vigore, no? Ma questa comunità è stata abbandonata da anni dallo Stato e dalla Regione. Ecco, facciamo di tutto con questa legge, che questo contenitore sia ben utilizzato e troviamo i fondi necessari con forza, anche arrabbiandoci spesso con i chiedi di Regione, perché possa avere un'efficacia comunità, altrimenti sarà semplicemente carta straccia. Ecco, mi vergognerei di aver votato una legge che